Direi che possiamo cominciare, poi arriveranno anche altri spettatori, intanto cominciamo una volta tanto in orario. Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Biblioteca Universitaria di Genova. Siamo qui per l'inaugurazione della mostra, dal titolo molto bello di cui è autrice la professoressa Rita Ginella, quindi facciamo i complimenti per il titolo. Gabriele Barber, dedicata appunto alla figura di D'Annunzio come interventista intervenuto, cioè fautore dell'intervento italiano, ma che ha poi partecipato direttamente agli eventi, non si è tirato indietro, non ha fatto l'interventista da poltrona. Questa è una mostra, è la terza mostra che allestiamo dedicata alla Prima Guerra Mondiale, è un progetto che ci siamo dati 3 anni fa, l'idea di per ogni anno del centenario, quindi dal 2014 al 2018, di organizzare una manifestazione rivolta soprattutto anche alle scuole in questo periodo, cioè tra febbraio e aprile, dedicata al tema della Grande Guerra. Il primo anno è nato su sollecitazione del Ministero per i Beni Culturali per un progetto dedicato all'articolo 9 della Costituzione di cittadinanza attiva. Poi è un progetto che noi abbiamo sposato perché riteniamo che a cent'anni di distanza e per l'importanza che ha avuto la Grande Guerra per il nostro paese, per il nostro continente e anche per la nostra città, che per quanto non fosse direttamente coinvolta negli eventi bellici, è stata comunque la grande officina della guerra, cioè la città, come ha intitolato un bellissimo libro del nostro professor Gibelli, il principale centro industriale che ha sostenuto lo sforzo bellico italiano. E il primo anno è stato dedicato alla Prima Guerra Mondiale in generale, sotto i fronti, quindi 1914, i cannoni di agosto, in un libro bellissimo di Barber, la storica americana. L'anno scorso, l'intervento dell'Italia nel 2015, quest'anno è dedicata alla figura più importante tra gli intellettuali interventisti italiani. Avremmo potuto dedicarla forse alla presa di Gorizia, che è stata nel 1916, ad altri eventi, ma per una felice combinazione c'era venuta qualche anno fa l'idea di fare una mostra su D'Annunzio, ci è stata proposta un'idea simile dalla professoressa Ginella, professor De Nicola, che sono qua presenti, sono tra i co-curatori della mostra, e allora abbiamo deciso quest'anno di dedicarla appunto ad Annunzio, approfittando del fatto che la nostra biblioteca conserva un ricchissimo patrimonio di documenti d'annunziani, di libri, prime edizioni, libri molto importanti e anche di autografi d'annunziani. A questo punto è venuto a fagiolo l'idea di dedicare questa mostra ad Annunzio. L'abbiamo fatta, questa mostra è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Editoriale Italiana di D'Antoni Riviera, che ci ha tra l'altro fornito gentilmente le immagini fotografiche che troverete sui pannelli all'interno della mostra, con la Fondazione Mario Novato di Genova, con il Museo Civico Antonio Domini di Masone, con il quale collaboriamo da tanto tempo, che ci onora sempre, ci presta sempre, vi ringrazio per gli intervenuti, che ci prestano dei bellissimi oggetti che servono per rendere un po' più tridimensionali le nostre mostre, e con la Fondazione Massata di Genova che ci sostiene in tante nostre attività, si parla riguardo sia di immagini sia di filmati. Abbiamo ovviamente il patrocinio del Comune e della Fondazione Editoriale. La mostra, come dicevo, è stata curata, sottoscritto dal professor De Nicola, dalla professoressa Ginella, dal professor Salotti e dalla collega Maria Teresa Sardinetti, che è la nostra vicepresidente, è stata veramente l'anima importante di questa manifestazione. Qualche ringraziamento ovviamente all'ufficio attività culturali, rappresentato dalla dottoressa Carantelli, responsabile, dal professore dell'ufficio Giannelli, Alberto Cerino, Elisa Mannini e la dottoressa Oriana Cantareggia, con la quale stiamo portando avanti un progetto con le scuole, teatrali, con le scuole medie superiori, perché avremo, speriamo, molte scuole che vengono a visitare questa mostra e a partecipare alle varie attività collaterali che organizzeremo, poi un comitato scientifico.
sabati, io seguo tutte le trasmissioni di storia che seguo con grande passione e interesse. Quindi lo ringrazio per aver accettato di venire a fare la scappata a Pagino. Grazie a te. Lascerei la parola al nostro direttore. Grazie e buonasera a tutti. Il compito della valorizzazione del proprio patrimonio culturale, librario e documentario è per una biblioteca pubblica uno degli obiettivi più importanti, soprattutto se si è capace di creare degli strumenti di lettura e di conoscenza per tutta l'utenza della biblioteca stessa. E quindi per me è un grande piacere essere qui presente a una settimana dal mio incarico di direttore della Biblioteca Universitaria di Genova per l'inaugurazione di questa mostra Gabriele va alla guerra, D'Annunzio soldato, dal maggio radioso al Natale di Sangue 1915-1920. E la prima guerra mondiale e poi la pace che ne è seguita sono state giustamente definite da uno storico americano, Lawrence Sondhaus, una rivoluzione globale. Di questo è stato consapevole anche il nostro poeta Gabriele D'Annunzio, che ha partecipato, come vedrete, visitando la mostra e attraverso la presentazione che faranno questo pomeriggio i curatori, una grande consapevolezza di questo evento epocale a cui partecipava da protagonista. E il percorso della mostra è proprio una proposta di lettura del ruolo di Gabriele D'Annunzio in questa vicenda così importante che ha dato vita al secolo breve, per usare le parole di un altro storico importante. E come vedrete sono esposti non solo libri e documenti, ma anche immagini, oggetti, materiale iconografico che restituiscono il contesto di questa esperienza che ha visto come protagonista Gabriele D'Annunzio. Io non voglio rubare altro tempo, mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto già il dottor Caterino a chi ha collaborato, agli enti che hanno collaborato, a quelli che hanno patrocinato, a tutti coloro che hanno reso possibile l'allestimento di questa mostra. Mi auguro che sarà visitata e apprezzata anche e soprattutto dagli insegnanti e dalle classi scolastiche, perché questa è una delle finalità che ci proponiamo. E cedo quindi la parola al dottor Massimo Bernardini, giornalista RAI, conduttore della trasmissione Il Tempo e la Storia, che tutti voi conoscerete bene, che non ha bisogno di altre presentazioni. Grazie.